giorno. No. Qualcosa da dichiarare? Qualcosa da dichiarare? Cioè, tu mi hai aspettato fino adesso. Bene, stiamo per iniziare la conferenza sull'albergo diffuso per la rassegna dei materiali del FAI. Mancano 26 minuti e, se permette, ora vado a ripassare un attimino la presentazione in PowerPoint. Prego, dottoressa. Grazie, Laura, di diretta stampa. Buonasera, cominciamo. Intanto il FAI vi ringrazia per la presenza, per la partecipazione a questi martedì del FAI, che hanno lo scopo di presentare alla cittadinanza i lavori svolti da giovani laureati meritevoli come da qui presente Laura Pregona, che tra l'altro è anche la segretaria del FAI. E siccome il FAI, come voi sapete, si occupa della cultura, dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico, di tutto ciò che è bello, Laura Pregona nel suo percorso scolastico, anche non scolastico, si è interessata proprio di tutte queste cose. Diciamo che la sua posizione, il suo ruolo all'interno del FAI cade esattamente, come si dice, a fagiolo. Allora, chi è questa giovane nostra e brava segretaria? Allora, lei ha sempre dimostrato interesse per questi temi. Ha studiato volutamente all'Istituto Catullo, si è diplomata come operatrice e consulente di viaggi della Regione Veneto, questa no? La locuzione esatta, nel 2007, ottenendo il massimo dei voti. Ha portato come suo argomento della maturità una ricerca, un reportage che aveva svolto, aveva lei compilato e allestito, sulla Libia di Gheddafi, che riproduceva un suo viaggio che aveva avuto il piacere e, diciamo così, anche l'unicità, l'eccezionalità di fare nel 2005. Dopo gli studi al Catullo si è iscritta all'Università degli Studi di Padova con un corso di progettazione e gestione del turismo culturale presso la Facoltà di Lettere e di Filosofia. E nel 2010, durante un tirocinio universitario, ha collaborato all'organizzazione del Pelmo d'Oro, che voi sapete è un riconoscimento internazionale che viene dato per le personalità che, insomma, con la loro opera abbiano dato spicco al bellunese e alla montagna. Nel 2010 ha partecipato come guida a quelle mostre che voi conoscete, che vengono allestite a Bolzano Bellunese, e due sono queste mostre, che sono grandi riproduzioni sostanzialmente di quadri di grandi pittori. Uno era su Giotto, l'altro su Caravaggio, e il primo era il Vangelo secondo Giotto, il secondo, la seconda mostra, Caravaggio, l'urlo e la luce. Allora, nel corso dei suoi studi universitari si è interessato di archeologia classica, dell'arte greca, dell'arte drammaturgica antica, tant'è che il suo intendimento era quasi di cambiare facoltà e di iscriversi ai beni culturali. Poi, insomma, ha ripiegato su quello che stava facendo anche per la vocazione turistica e anche economica e imprenditoriale che il suo titolo di studio le poteva dare. Si è infatti laureata con una tesi su una questione che riguarda l'economia della nostra montagna e che ha in questo momento proprio uno sviluppo, che è quello di cui stiamo parlando questa sera, l'albergo diffuso come strumento per il turismo sostenibile, e individuando come luogo in cui questo albergo diffuso poteva nascere in Cibiana di Cadore. Nel 2012 ha collaborato con la Fondazione Giovanni Angelini e con l'agenzia grafica Evidenzia.
Era un progetto Dolomiti App con il compito della raccolta e catalogazione di informazioni turistico-culturali. Dallo scorso anno, un anno fa sostanzialmente, è segretario del PAI. Questo tema, l'albergo diffuso, è già stato presentato quattro volte, e in particolar modo nella zona del Cadore, che doveva essere la zona che più avrebbe dovuto recepire la proposta di questa tipologia nuova e diversa di fare albergo sul territorio. Durante le giornate FAI ha prestato la sua collaborazione come guida, in particolare nella parte della villa Doglioni dal Mas, Remi Visca, del Palazzo. Poi ha seguito un progetto Leonardo in ambito europeo e che a fine maggio seguirà effettivamente in Inghilterra. Finito questo ulteriore tirocinio internazionale, poi si vuole iscriversi al corso specialistico in turismo sostenibile presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Queste sono le tante belle cose che sta facendo Laura Fregona e su un tema che poi adesso discutiamo. Vi volevo solo dire, prima di passare la parola a Laura Fregona, che la questione in cui stiamo discutendo, l'albergo diffuso, mentre a livello nazionale ha avuto diverse regolamentazioni, la normativa turistica è di competenza regionale. Non c'è più, sapete, come hanno soppresso il Ministero del Turismo, così hanno soppresso anche le competenze nazionali sul turismo. Quindi di fatto ogni regione è sovrana nel decidere come regolare lo sviluppo turistico della regione stessa. Bene, ringrazio il capo delegazione per l'introduzione e per le notizie di ordine legislativo. Io invece vi pongo l'albergo diffuso dal punto di vista turistico, culturale e anche geografico, poiché questa è una tesi che ho redatto con un'insegnante, la dottoressa Castiglioni Benedetta, docente di geografia dell'ambiente presso il Dipartimento di Geografia di Padova. Ora, che cos'è l'albergo diffuso? L'albergo diffuso, in breve, per dare una definizione molto schematica data da Giancarlo Dallara, che è un docente universitario presso l'Università di Perugia e l'Università di Udine, ed è un po', diciamo, colui che ha inventato per primo il nome albergo diffuso. È un po' una casa, un po' un albergo per coloro che non hanno i soggiorni in hotel, ed è questa, in poche parole, questa nuova forma di ospitalità che prende il nome di albergo diffuso. L'albergo diffuso è una struttura che, diciamo, non è così giovane, ha circa un 30-32 anni di vita, però come concetto si comincia a parlare più diffusamente in questo momento, perché l'albergo diffuso è un po' sulla bocca di tutti da 4-5 anni a questa parte, però pochi sanno effettivamente quando è nato e che cos'è effettivamente. Diciamo che è nato nel 1970, inizio anni 80, però diciamo che l'anno cruciale è stato il 76, come ben molti di voi ricorderanno, l'anno del terremoto in Friuli, il quale ha devastato moltissimi villaggi delle zone montane friulane. A seguito di questo sisma si manifestò la necessità di sfruttare a fini turistici la montagna friulana, quindi di cercare di riportare, di rivitalizzare la montagna, dandole un nuovo scopo. I paesi erano completamente distrutti, la popolazione era scesa a valle e a seguito del ricevimento di moltissimi fondi statali, il Friuli Venezia Giulia ha deciso di impiegare in ambito turistico, riedificando i villaggi distrutti. Quindi abbiamo il primo caso, forse un unicum in Italia, nel quale si è creata prima l'offerta turistica della domanda turistica, perché nel 99% dei casi avviene il contrario. Io decido di creare una struttura turistica in una zona a vocazione turistica, però questo si crea a seguito di una domanda di persone che visitano il luogo.
Il primo progetto creato fu il progetto pilota Familians, che fu il primo ad utilizzare il termine albergo diffuso. In principio ciò che appunto ne derivò fu solamente la volontà di utilizzare le case sparse, ristrutturate quindi con i fondi regionali, e di metterle in rete a scopo turistico. Diciamo, è proprio un embrione questo del prototipo di quello che poi sarà l'albergo diffuso. In sostanza vengono messi in rete appartamenti che vengono poi collegati creando un'enorme residence all'interno del paese. Nell'89 viene fatta la prima messa in opera concreta, poiché Comilians era un progetto pilota, quindi un progetto di fase preventiva di studio. Dopodiché viene appunto messa in opera la prima struttura ricettiva grazie al progetto turismo dell'amministrazione comunale di San Leone Montefeltro, in provincia di Rimini. Poiché paradossalmente l'albergo diffuso è nato in Friuli, ha avuto uno sviluppo abbastanza consistente in Friuli, però poi si è spostato in tutte le altre regioni. È molto sviluppato al giorno d'oggi in centro Italia e paradossalmente in Sardegna. Infatti il primo concept di albergo diffuso, diciamo quello che poi rimarrà fino ad oggi, è stato sviluppato nel 94 nel piano di sviluppo del Marchine Planargia, e a questo progetto ha partecipato il professor Giancarlo Dallara. In Sardegna c'è stata poi nel 98 è stata la prima regione a livello italiano a riconoscere l'albergo diffuso, quindi prima ancora dello stesso Friuli Venezia Giulia, che aveva creato l'idea di albergo diffuso fondamentalmente. Al momento ho controllato ieri il sito ufficiale, ci sono 17 regioni che riconoscono l'albergo diffuso come struttura ricettiva ufficiale, la 18ª dovrebbe essere il Veneto. 53 sono gli alberghi diffusi a livello nazionale, riconosciuti ufficialmente dall'Associazione Nazionale Albergo Diffuso, poiché non vi è una normativa specifica che dica l'albergo diffuso è fatto così e fatto qua. C'è una struttura, uno scheletro, poi come ho detto prima l'avvocato Mazzucco, ogni regione lo norma in modo diverso, e vi è questa associazione che tutela l'unicità degli alberghi diffusi, perché purtroppo vi sono molte strutture che nascono con il termine albergo diffuso, ma che albergo diffuso non è ad un agriturismo né agli alberghi tradizionali, in quanto sono più strutture messe in rete. È un distaccamento di un piccolo borgo in mezzo alla campagna, quindi non ho un agriturismo che può essere formato da una o due strutture a gestione familiare. È un contesto che vede coinvolti diversi attori del territorio, diverse persone. In questo caso però trasmigrato in campagna. Per quanto riguarda invece l'albergo, qui la definizione è molto libera, in quanto non vi è una definizione specifica. Io vi ho riportato quella più autorevole fondamentalmente, dettata dal professor Giancarlo Dallara, il quale ha dato una prima definizione dicendo che appartiene alla famiglia dell'albergo diffuso, pur essendo da esso ben distinto anche il paese albergo, la cui proposta ospitale nasce da un progetto di valorizzazione di un paese. Quindi è un albergo diffuso, che normalmente vede 4-5 strutture, allargato. Questo non vuol dire che tutto il paese diventa albergo diffuso, perché come vi ho detto prima deve essere abitato il paese, quindi ci sono gli abitanti che altre certe strutture, e altre strutture vengono messe a disposizione dell'albergo diffuso. Quindi vedete, vengono offerti servizi come camere, case, bar, ristoranti e servizi di accoglienza. Quindi io vendo la proposta dell'albergo diffuso tramite agenzie di viaggio, uffici di formazione turistica e consorzio nella professione. Sarebbe meglio che fosse una persona con una certa preparazione, però è anche vero che se è una persona giovane che vuole avviare un'attività non può avere un'esperienza di un albergatore che ha 30 anni che ha un albergo, quindi chiaramente ci mette fondamentalmente la passione. In poi importante è sapere allacciare relazioni con tutti gli attori del turismo, quindi creare il famoso network, quello di cui si parla tanto ma che in provincia di Belluno è ancora un po' latente come cosa, quindi creare questa famosa rete che può andare dai colleghi, ai fornitori, dai dipendenti stessi degli alberghi diffusi, agli operatori. Purtroppo, appunto, vi ricordo questa frase, non conosciamo il nostro paese, viviamo in un meraviglioso scenario e quali siamo indifferenti. Io sento molti bellunesi spesso dire che a Belluno non c'è niente, a Belluno non è che non c'è niente, a Belluno c'è tutto fondamentalmente, è che non sappiamo cosa c'è fondamentalmente, questo è il problema. Scusate. L'albergo diffuso collegato al turismo sostenibile,
Questo è un capitolo in cui vi introduco poi perché l'albergo diffuso è stato riconosciuto come struttura sostenibile. Facendo un salto anche in ambito sociologico, già diversi anni fa il sociologo Hans Berger, quindi una cinquantina di anni fa, lui sosteneva che in futuro, quindi i tempi in cui stiamo vivendo adesso, scarseggeranno alcuni beni come il tempo, lo spazio, la tranquillità, il silenzio, l'ambiente sano e la sicurezza. E questo fa già di loro dei beni sempre più desiderati. Sta andando pure perché ne dica poco, i costi per l'allevamento sono molto alti, quindi è un turismo che non è in salute in questo momento, il turismo invernale. Inoltre, dal punto di vista culturale, Civiana, come ho detto prima, i murales, che sono sono circa 55 pitture sui muri esterni dell'abitazione. Bene, io ho finito, spero di non avervi annoiato troppo, e mi scuso se mi sono dilungata, ma insomma, grazie comunque per l'attenzione. Una cosa che mi sono dimenticata di farvi vedere è stato redatto nel 2012 il catalogo ufficiale dell'Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi. C'è qualche domanda? No. Non ci sono domande. No. Troppo chiara l'esposizione. Se non ci sono domande, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento. Qual è il prossimo appuntamento? No, siamo in fase di stesura del programma estivo. Sì, no, ma non so se c'era stata.